salute della nostra regione ancora oggi sia un sistema di eccellenza ed un modello per le altre regioni. Ma la domanda cruciale è: la politica contribuisce a tutto ciò o è l'elemento di criticità per il sistema sanitario regionale? Per i cittadini sembra che il vero problema della sanità nazionale e regionale sia la mano della politica che fa da freno, che non solo non risolve le criticità, ma ne crea ulteriori, utilizzando spesso la sanità come un bancomat. È per questo sorprendente che senza un'approfondita valutazione sui risultati del piano sociosanitario precedente, scaduto da oltre un anno, si presenti una proposta di piano che altro non è che la riproduzione del vecchio con un'opera di restyling parziale. Ci saremmo aspettati di fare un primo bilancio di cosa è stato attuato e del molto che, a nostro avviso, è rimasto sulla carta. Intervenire con una nuova riformulazione del vecchio piano in chiave trionfalistica, come se si partisse dall'anno zero, senza aprire una riflessione su quanto si è fatto sulle criticità, appare poco comprensibile, ancor meno giustificabile ed in parte connota un'incapacità di programmazione vera. La scelta di fare un documento sintetico e propagandistico si fonda sulla volontà di centralizzare e declassare la partecipazione a sorda audizione. Ne è prova quanto emerso nell'udienza conoscitiva, dove non c'è stato interlocutore che non abbia fatto emergere criticità. Con questo documento, formulato in modo da non permettere un'efficace discussione e formulazione di proposte emendative, si è di fatto depotenziata l'Assemblea legislativa in favore dell'esaltazione della Giunta e del suo Presidente, come ormai siamo purtroppo abituati a vedere in ogni atto che passa da quest'Aula. Un deficit di democrazia e partecipazione che vede limitare il confronto in questa materia, che è bene ricordarci assorbe gran parte delle risorse economiche del bilancio regionale. Gli interessi, non sempre legittimi, che ruotano intorno al sistema sanitario e sociale hanno dimostrato come sia necessario mantenere alto il controllo e la vigilanza, come ben testimonia la relazione dell'ANAC, per evitare pericolosi fenomeni di malaffare che distruggono la funzione e il valore del sistema pubblico. Basti pensare alle inchieste in corso sul territorio regionale che vedono coinvolti noti personaggi che fino a pochi giorni prima venivano innalzati ad esempio di buona gestione dai vertici delle aziende sanitarie da voi nominati. Il documento fa riferimento ad un modello organizzativo territoriale che nella realtà non esiste. Si parla di servizi sanitari territoriali che dovrebbero sopperire alla riorganizzazione ospedaliera territoriale, senza tener conto che i nuovi servizi sanitari sul territorio sono invisibili ed insufficienti per i cittadini, mentre i tagli, gli accorpamenti, i ridimensionamenti, le declassificazioni delle strutture ospedaliere territoriali sono ormai una realtà ben conosciuta. Crediamo fermamente che prima andassero costruiti servizi sanitari territoriali e poi eventualmente effettuata la riorganizzazione ospedaliera, come già ribadito innumerevoli volte dal nostro insegnamento ad oggi. Stiamo assistendo alla trasformazione di numerosi ospedali in strutture che si avvicinano sempre più a RSA, senza che ci sia un reale potenziamento dei servizi territoriali. Quindi si finisce per togliere servizi senza darne di nuovi. In tutto il piano c'è un continuo riferimento agli stili di vita, nonché alla logica pattizia, arrivando fino al citato scivolamento verso situazioni di mero assistenzialismo. Quelli che sembrano riferimenti di puro buonsenso presuppongono un non detto, però, e cioè una visione negativa di povertà e vulnerabilità, perché è soprattutto ad esse che appartengono i peggiori stili di vita. In questo piano si ritengono le persone in queste condizioni responsabili delle patologie originate da un'apparente libera scelta dello stile di vita. Mentre non c'è dubbio alcuno che statisticamente chi è spinto ai margini, privato di beni essenziali, chi è vittima di una o più povertà, non c'è solo quella finanziaria, si pensi ai lavori stressanti o a quelli sottopagati o alle abitazioni degradate, chi è escluso dall'istruzione, chi è soggetto a condizioni materiali pessime, costui ha molte più probabilità di ammalarsi. Quindi, se vogliamo stili di vita migliori per le persone, dobbiamo prima migliorarne le condizioni di vita, altrimenti il nostro è l'atteggiamento di chi cerca di guarire una pugnalata al cuore con un cerotto. Il cambio di paradigma, dall'uguaglianza di accesso all'equità, presuppone il passaggio da un diritto pieno ad una asticella d'ingresso, o meglio di esclusione, che ci si arroga il diritto di continuare ad alzare, arrampicandoci sugli specchi dell'universalismo selettivo, concetto vecchio ormai di un decennio e di cui centrodestra e centrosinistra si contendono la primogenitura. Si faccia attenzione perché qui non parliamo di compartecipazione al costo della prestazione, ma di possibile mancata erogazione della prestazione stessa.
L'idea, sottesa a questo concetto, è di stabilire a priori come e quanto si retrocede nella distribuzione del welfare, concentrandosi soprattutto su fragili e vulnerabili, ma innescando così un processo che non è altro che una lenta e progressiva debacle, in cui l'universalismo comincia a non esserci più e rimane solo la selezione di chi si trova in situazioni di estremo bisogno. Detto tutto ciò, non si può non rilevare che molti intendimenti del piano sono condivisibili: la lotta alla povertà, l'esclusione all'esclusione dalla fragilità, il ruolo dei distretti quali snodi dell'integrazione sociosanitaria, lo sviluppo di strumenti nuovi di prossimità e di integrazione di servizi sanitari e sociali. Il piano segue lo stesso approccio che caratterizzava il piano sanitario precedente e che si è caratterizzato per un'ottima previsione, ma una pessima applicazione pratica. Quello che ci preoccupa ancora una volta non sono le enunciazioni del piano, ma la sua realizzazione. Nel piano si punta ad una governance pubblica, a partire dalla programmazione, al fine di garantire l'equità nell'accesso dei servizi e del controllo dei livelli di qualità. Noi pensiamo che la cosa migliore non sia solo la governance pubblica, ma la gestione pubblica. Da troppi anni, infatti, assistiamo ad un sistema di governance sempre più vittima di clientelismi, sprechi e corruzione. Una sanità che avvantaggia sempre più gli interessi privati a discapito della tutela della salute pubblica di tutti i cittadini. Crediamo che il Fondo regionale per la non autosufficienza debba assumere carattere strutturale ed in prospettiva, a fronte dei dati demografici della popolazione anziana, debba essere incrementato affinché alcuni diritti definiti universali non siano caratterizzati da un universalismo selettivo. In particolare ci riferiamo ai servizi per le persone con disabilità grave. Riteniamo che quanto finora stanziato dalle regioni, seppur rilevante rispetto ad altre regioni, debba comunque trovare un potenziamento consistente per attivare realmente percorsi e servizi per far rimanere le persone nell'ambiente originario di vita. Riteniamo che il piano debba centrare le competenze sulle disabilità in un unico assessorato per rafforzare le politiche di prevenzione e di promozione del benessere sociale e della salute di queste persone, e integrare le politiche sociali e sanitarie con quelle educative, della formazione, del lavoro, abitative ad esse dedicate. La frammentazione oggi esistente, infatti, è causa della mancanza di progetti di vita indipendente per quelle persone con disabilità capaci di autodeterminarsi e mancanza di una presa in carico unica da parte dei servizi sociosanitari per quelle persone che non possono autodeterminarsi. Riteniamo che nel piano sociosanitario si doveva usare di più per far fronte al contesto diverso che si è realizzato dal 2008 ad oggi, a seguito della crisi economica ed occupazionale, al nuovo quadro demografico, invecchiamento della popolazione, aumento delle persone immigrate, aumento dei nuclei familiari privi o con un'esigua rete parentale, diffusione di forme di lavoro precario e socio-economico. Cosa avremmo voluto trovare in questo piano sociosanitario? La definizione di un sistema sanitario e di servizi sociali pubblici ed universali e non solo la governance pubblica. Avremmo voluto constatare una riforma della sanità con adeguamenti progressivi e non con trasformazioni decise dall'alto. Trovare una previsione di progressiva riduzione e eliminazione dei ticket e potenziamento capillare dei servizi di emergenza-urgenza. Trovare un'inversione di tendenza dalla trasformazione strisciante dei nostri ospedali del territorio alla difesa dei presidi ospedalieri periferici, dei punti nascita e della rete dei servizi assistenziali territoriali, con particolare attenzione ai servizi per le persone con disabilità, ai non autosufficienti e alle patologie cronico-degenerative. Avremmo voluto trovare maggiore attenzione su sostegno alla prevenzione primaria, sanitaria e sociale, tutela della salubrità del territorio, dell'aria, delle acque, del cibo e dell'ambiente di lavoro, progressiva chiusura di fonti di inquinamento come gli inceneritori e le discariche, perché non si può pensare a tutelare la salute se non si eliminano le cause che la mettono a rischio. Migliorare il primo soccorso anche con la programmazione di attività formative per i cittadini. Progetti sulla disabilità pianificati e partecipati con le famiglie delle persone con disabilità, non selettivi, ma disponibili per tutte le persone con disabilità grave. Rapporti con il volontariato e no profit che rispettino il principio di sussidiarietà senza essere sostitutivi del servizio pubblico per la gestione ordinaria. Realizzazione del registro digitale malattie gravi geolocalizzabile, compreso il registro tumori ad oggi non realmente attuato e valorizzato, ovviamente consultabile via web. Avremmo voluto trovare maggiore attenzione alla salute e alla sanità pubblica più accessibile e funzionale, una sanità pubblica di alta qualità ed efficiente incentrata sui bisogni personalizzati del paziente, una sanità pubblica trasparente che sappia voglia premiare il merito svincolata dai partiti politici, sanità pubblica che sia capace di recuperare, mantenere e valorizzare il rapporto di fiducia tra i cittadini e i suoi operatori, formazione efficace ed efficiente per i propri operatori,
Sanità che potenzi l'informazione e il coinvolgimento dei cittadini come soggetti attivi, consapevoli e responsabili. Selezione pubblica dei dirigenti attualmente di nomina politica con criteri oggettivi e trasparenti legati alla competenza. Consigliere, le chiedo di avviarsi a conclusione. Dieci minuti sono. Ho finito il tempo? Ah, ok. Avremmo voluto trovare altre cose. Concludo dicendo che dal piano emerge, seppur non citato direttamente, il rischio di affermazione dell'universalismo selettivo, e cioè delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie concesse in base alla capacità reddituale. Ed è un rischio che non possiamo correre.